questa è la prova che Super Giù è stato a Sanremo, non è una bufala, è tutto vero, eh? Mi raccomando, buona visione. Salutaci però, dai! È andata che non sono passato a questa selezione, però insomma sono contentissimo, ho realizzato il mio sogno di cantare all'Ariston, quindi è diventato realtà. E parte sicuramente il progetto il più presto possibile e lo porteremo avanti con tutte le nostre forze. It's a cruel, cruel world to face on your own, a heavy cross to carry alone. È stato bello, paradossalmente appena sono arrivato dietro le quinte mi sono rilassato. Ero carico e ho dato il massimo, insomma la sala ha apprezzato l'esibizione, quindi sono molto contento. Sì. No, mi è piaciuto moltissimo, moltissimo, perché le canzoni si vede che c'è la mano di Gianni, che è un grande musicista, ricordiamo che è diplomato in contrabbasso al conservatorio. Una cosa che non mi piace sempre sono le eliminazioni, perché una gara artistica non dovrebbe alla fine finire così. Il pezzo di Patti Pravo mi piace molto, bellissimo, una bellissima canzone con delle armonie anche anni 50 mi sono piaciute. Anna Oxa ha sbagliato l'interpretazione forse, ha sentito molto, però il pezzo anche, sono pezzi molto belli, mi è piaciuto tanto, moltissimo. Cos'è che non ti è piaciuto invece del festival? Ma per me comunque è stata un'esperienza particolare, perché da essere spettatore sono diventato poi insomma partecipe, no? Quindi... Te lo immaginavi così? O peggio o meglio? Così. Sì, mi hanno raccontato un po' che era tutto frenetico e saremmo stati insomma al centro di questo ciclone travolgente, però insomma non ha deluso le aspettative, è esattamente quello che immaginavo. E i conduttori ti sono piaciuti? La verità. Allora, sicuramente erano tutti quanti emozionati perché le aspettative erano tante e devo dire che lo spettacolo ha preso secondo me vita dalla seconda serata. Dei giovani chi ti è piaciuto? Dunque, mi piace Micaela, mi è piaciuta molto, e poi mi piace Rafael perché è un grande pianista, jazz, ha delle armonie, insomma sembra un po' il nuovo Sergio Caputo, ecco, solo che Sergio suona la chitarra mentre lui suona il pianoforte in maniera egregia, un po' anche Sergio Cammariere. Una cosa che non ti è piaciuta? Non mi piace tutto il circo mediatico che c'è dietro, vorrei che tutto fosse incentrato sulla musica, sulle canzoni, invece si parla del culo di Belen e di sta roba. Che non è male. Non è male, però non c'entra niente con la musica. Ma l'hanno messa là. Sì, lo so. Fa parte anche questo di questo show. Secondo me l'hanno messa apposta. Sì, sì. Però a questo punto se si metteva solo di lato oppure di dietro, faceva vedere e non parlava, era meglio. Anita, hai presentato il festival e non mi dici niente. Elisabetta, ma sempre vati, come faccio a trovarti ovunque? Cioè, che ci fai a Sanremo? Ti sei messa la maschera di Gianni Morandi? Di Belen, non mi hai riconosciuto. Ah, Belen. Sì, certo. Forse. Lo sai che inciderò un singolo? E qual è questo singolo? A me cosa lo posso dire, inedito. Senti, ma che ci fai a Sanremo? Ho deciso di fare la cantante. Da Sanremo, è tutto, passo e chiudo. Solange, chi era quello vestito più brutto e quella vestita più brutta? Ma quello vestito più brutto secondo me è Albano, perché quel cappelletto di paglia non c'entrava niente, un grande artista, ma non... Quella più bella secondo me è stata Emma, molto semplice per la sua età. Le canzoni sono tutte molto belle, Sanremo è ancora Sanremo, e la cosa più straordinaria è che Sanremo è questo, è in mezzo alla gente. Questo per me è il vero Sanremo. E la canzone più brutta e poi anche quella più bella. Ma la canzone. Ma non ce ne sono canzoni brutte, ci sono canzoni. Sì, però ci sarà qualcuna che ti piace, qualcuna. Canzone più brutta. Ma noi non possiamo dire molto perché non sarebbe neanche giusto. Sicuramente abbiamo ascoltato tutto e devo dire che la qualità quest'anno c'è, assolutamente, anche nei giovanissimi, molto assolutamente. Molto bella la canzone di Vecchioni, molto bella.
Ma io adoro la Sicilia e soprattutto un abbraccio grande ai siciliani, perché sono veri e se sono amici lo sono davvero. E non ci dimentichiamo, Serena, anche un abbraccio alle persone sole che non hanno niente e che magari non hanno nemmeno la salute. Qua ci divertiamo, c'è lo spreco di tutto quando c'è gente che non ha assolutamente niente. Grazie, vi voglio bene, viva la Sicilia. Io sono convinta che tu sfonderai, non lo so, io appena ti ho visto a Domenica, questo ragazzo c'ha molta stoffa e poi hai uno sguardo, un bello sguardo, positivo. Beh, speriamo bene, io comunque sia ce la sto mettendo tutta. Quindi... L'esperienza a Domenica Indie com'è stata? Cos'è che ti è piaciuto e cos'è che non ti è piaciuto, al di là che insomma non sei passato, ahimè. Beh, il fatto che non mi è piaciuto è stato che è stato tutto un po' confusionale la cosa, che non, abbiamo avuto comunque poco tempo per fare tutto, è stata tutta una cosa veloce, tutta confusione, non ho capito tanto di quello che è successo. La cosa positiva è che comunque ho avuto la possibilità di fare tante cose che fino a qualche tempo fa non avrei mai immaginato di fare. È uscito il mio CD da poco, quindi comunque sì, è stato un traguardo perché sono riuscito a fare tante cose in poco tempo e sono contento lo stesso, diciamo. Questa è TV Super Giù. E siamo in Sicilia. E siamo in Sicilia. Se poi ballo lo Spirou ti viene il mal di cu, quindi super giù, come fa lei che non fa più. Chi te lo dice che non faccio più? Allora vorrei fare un saluto a tutta la Super Giù, i grandi telespettatori, no? Certo. Telespettatori Super Giù, da Leone di Lernia, che sono con questa meravigliosa ragazza che non tromba più, che saranno 10 anni, e quindi è fregata perché tutte le donne d'Italia ormai non trombano più, non trovano più questo pesciolino. Il pesciolino non lo voglio più. Da Leone di Lernia, ciao, vi abbraccio, auguri. Senti Leone, ma qual era la canzone più brutta del festival? Io del festival di Sanremo non me ne frego un cazzo perché non mi interesso, ormai le canzoni non esistono più. Sono canzoni che si cantano alle 3 e mezza, non spariscono dalla circolazione. Quello parla di prostitute, quell'altro parla di rapino, quell'altro parla di stati violentati, che cazzo la mafè di queste canzoni qua, non ci interessa niente. Benigni ha fatto un'ora di cosa lì, sì, va bene, Benigni è bravo, non dice però che palle, non ce la facciamo più. Adoro coglione tutti quanti. Io voglio vedere soltanto. Quanti bip mi devi fare mettere? Ma non mettere i bip, sei in Sicilia, io lo dico su Rai 1, Rai 2, Rai 3, io c'ho un programma di 5 milioni di ascoltatori tutti i giorni, non stop, e lo so di 105, figuriamoci. Non mettere i bip, se no fai la brutta figura. Ciao Leone. Ciao, auguri. In bocca al lupo. Il mio ruolo era quello, cercare di costruire un festival con buone canzoni, mettermi un passo indietro e mettere gli altri in condizione di fare bene. Che ci fai qua? Ma devo prendere un caffè. Ho detto a Palermo, mi sai che vado a Sanremo a prenderlo. No, siamo qui con Radio Action. Certo, è con che cosa? Siamo qui con Radio Action, stiamo seguendo il festival da domenica, è la prima volta che veniamo, io l'ho sempre seguito da casa, devo dire che è una gran bella esperienza. Tu che ci fai? Anch'io la prima volta che vengo, ho deciso insomma di venire un po' qui, fare un po' delle riprese, devo dire che come prima volta non ci lamentiamo. No, è veramente un mondo che io già mi immaginavo, però devo dire caotico al massimo. Sì, poi da siamo tutti pazzi. Sì, siamo tutti pazzi veramente, si va inseguendo l'artista, il presentatore, poi c'è gente incredibile. Ma allora che faccio? Veniamo a Palermo a Radio Action? Ti aspetto a Radio Action e farai una puntata solo su Radio Action. Mi piace. È una promessa. Io le mantengo sempre le promesse. E io pure. Ok, ciao. Ciao. Positivo e negativo se c'è su questo festival di Sanremo? Ma guarda, devo dirti che i commenti sono positivi in linea di massima, un po' lento, nel senso che io ogni tanto da televisivo sento l'esigenza come di dargli una mano a spingere, no? A spingere, di creare, che non è l'assillo del tempo, ma avere un po' più di energia, no? Che quindi ti fa stare un po' più serrato anche nei tempi. Per il resto credo tutto sommato un ottimo festival,
con delle buone canzoni, non proprio come le edizioni passate, cioè secondo me il livello musicale è un po' più basso quest'anno, però ci sono dei pezzi veramente interessanti. Se tu fossi stato il conduttore, è facile parlare, comunque. Che cosa avresti cambiato? Qualche novità? Oppure... Non te lo posso dire perché, come saprai sicuramente da cronista, quando si punta su un conduttore, quindi di conseguenza su una squadra, c'è tutto un lavoro di costruzione che va avanti praticamente per un anno. Quindi sarebbe stato semplicemente diverso. Quindi non ti so dire che cosa avrei. Ti piaceva questa accoppiata Belen Canalis o no? O meglio Luca e Paolo? Beh, voglio dire, come capacità di intrattenerci, di farci riflettere, ma anche di divertirci, che è il loro mestiere, sicuramente Luca e Paolo. Però la presenza femminile serve, nella storia dello spettacolo le donne ci sono sempre state e loro credo che in questo momento siano molto nominate e anche molto belle. Grazie, bocca al lupo. Viva la Sicilia! Siamo qui per protestare in quanto il nostro governo si è dimenticato di pagare gli straordinari del 2009 e del 2010 ai poliziotti che hanno effettuato il servizio al Festival di Sanremo e quindi mancano circa 2.800 ore di straordinario, quindi non retribuite. E per cui i vostri colleghi che ci sono per adesso poi faranno il prossimo anno? No, anche loro salteranno il giro. Purtroppo sembra un paradosso, laddove si spendono migliaia e migliaia di euro per fare un festival di Sanremo piacente per il pubblico, i poliziotti che effettuano servizio e che consentono che si svolga in sicurezza non vengono retribuiti. Questo è uno scandalo e bisogna che i cittadini, anche grazie a voi tramite la stampa, vengano a sapere com'è lo stato della Polizia di Stato e com'è il comparto sicurezza in questo momento. Per cui siete rimasti così a piedi? Con queste Speriamo di rimanere anche con le volanti di cartone, perché il forte taglio al comparto sicurezza e difesa, circa 1 miliardo di euro, può provocare questo. Abbiamo un esercito di cinquantenni che fra poco vigilerà sulla sicurezza dei cittadini, in quanto l'età media oggi è di circa 42-43 anni. Se non verranno effettuati delle campagne di investimento sulle assunzioni, avremo appunto parecchi anziani che vigileranno sulla sicurezza di tutti i cittadini. Ragazzi, in bocca al lupo. Grazie. Chi vorrebbe vedere? Io vorrei vederle tutte, ma se la tirano troppo i cantanti non si fanno vedere. Noi facciamo 200 chilometri per venire a vedere e non si fanno vedere. Solo Albano, che è stato unito ieri, è uscito fuori, gli ha dato la fotografia, ha fatto l'autografo a tutti. Ma lei chi vuole vedere? Morandi? Morandi. Beh, dai. Ma qual è la canzone che le piace di più di Morandi? Tutte quelle. Una. Una su mille ce la fa, ma come dura la salita. Oh, che Rai siete voi? No, non siamo Rai, noi siamo un programma che si vedrà in Sicilia, che si chiama Super Giù. Minchia! Julio Cesar, un giocatore, che ci fai a Sanremo, Julio? Faccio divertire, mi diverto, anche se quest'anno insomma la temperatura, la pioggia è stata un momento... Oggi c'è bel tempo. L'avete portato voi che venite dalla Sicilia, la terra degli aranci, la terra dei mandarini, la terra di Pippo Baudo. Preferivi Pippo Baudo? Sempre, sempre, eterno ragazzo simpatico a cantare, però purtroppo Piccirillo non è un presentatore. Però Sanremo è Sanremo. Sanremo, Sanremo. E questa è la 61ª puntata, pensa a te, di questo festival. E tu quante volte sei venuto qui? Minimo 10 anni, 10 volte. E siamo ancora qui ogni anno a dare un contributo ai bambini, alle persone. Anch'io sono un musicista e partecipo al Festival di Artisti itinerante in Italia e anche a feste popolari in tutta Italia. Grazie, in bocca al lupo. Bueno, saluto la Sicilia e a Serenella che mi ha colpito il corazon profondamente. Ciao. Di più della Belen Rodriguez.